Ok, ciao, sono Donato Strazza di Andretta. Questo è un mezzo molto molto pratico e semplice ed è bellissimo. È fatto con due strati di nylon, in modo che con delle buche che con tirando queste corde qui si riempiono le buche d'aria e diventa un'ala a tutti gli effetti. Guardate, tiro queste qua, si gonfia l'ala e diventa un'ala rigida. Ecco qua. Ecco qua, questi qua sono materiali molto resistenti. È uno sport che va molto molto praticato. Bisogna fare molta 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 pratica. È uno sport come tutti gli altri, un poco diverso. Ci vuole molta passione. E una volta che uno ha fatto un bel po' di corsi, inizia a staccare da pochi metri fino ad arrivare alle montagne un po' più alte e poi si lancia diciamo in questo vuoto. Grazie a queste correnti d'aria calda che salgono, uno riesce a fare 3000, 2000 metri in base alla giornata. E questo qua è. Adesso faccio a fiocco, vediamo se si riesce ad alzare e facciamo uno stacchettino. Eccoci qua, si stende bene la vela. Eccoci qua, con le bocche a vento. Così si distendono i cordini. Bocche si è pronti per partire. Ok, controllo, tutto a posto, si tira sulla testa. Ok, si gira, si corre e via. Ok, oltre a questa ala abbiamo un'altra strumentazione che è molto importante, la protezione. In più non è solo una protezione ma anche una selletta nella quale uno sta bello disteso, comodo, e in più c'è un'emergenza che è obbligatoria, come il casco e altri strumenti, questa qui, per in caso di... ecco qua questa maglietta rossa, che in caso di emergenza, se uno fa collisione, si incrocia con un altro compagno, si tira l'emergenza con paracadute d'emergenza. Questa è una imbottitura di 20 cm, in modo che se uno attutisce, insomma, attutisce il colpo da circa un metro e mezzo, in modo uno che non si fa tanto male. Ci stanno questi strumenti qua, questo è il GPS, che ci dice secondo per secondo a che altezza stai, quando stai salendo. Questo qua è un altro strumento che dice la stessa cosa, quando stai salendo con un bip per differenza di pressione. Questo indica se io sto a 2000 metri, non so se sto salendo o scendendo. Invece questo qua, tramite la differenza di pressione, mi dice quando salgo. Guardate. Ecco qua. È uno strumento che più sali e più suona, guardate. E questi qua sono gli strumenti che servono per volare, due strumenti base, il variometro e il GPS. E le dovute sempre precauzioni, ci sta il casco, abbiamo detto già l'emergenza, e ci vuole una licenza che si prende facendo un corso con un istruttore e ti rilascia l'attestato, ed ogni anno paghiamo un'assicurazione. E se facciamo qualche danno, se andiamo in qualche terreno o su una macchina facendo corne, uno c'ha l'assicurazione. E questi qua sono tutti gli strumenti della... Le scarpe devono essere abbastanza buone, se uno arriva un po' più veloce a terra, una scarpa normale da ginnastica. E questo qua è tutto. E poi
tanta pazienza e la passione è la prima cosa. Ok, un saluto a tutti, ciao.